Questa opera è quella che apre la mostra e si intitola Noi che camminiamo sul filo. È una metafora di quello che noi, della nostra debolezza, della nostra fragilità. E quindi va a legarsi al titolo della mostra ed è quella che rappresenta un po' la condizione dei nostri ragazzi e di quello che loro sono insieme a noi in questa vita. Vediamo rappresentati dei mosaici che sono fatti da dei ragazzi autistici all'interno della scuola Guggenheim del liceo artistico statale di Venezia e Mestre Michelangelo Guggenheim, che è l'ex istituto d'arte. Si mette in relazione l'opera loro con le cose che ho fatto io, con le mie opere. Questa in particolare è una simbologia del tempo. Quindi, se passiamo agli altri mosaici che vediamo subito dopo, si vede che questi segni, questi mosaici sono bianchi e neri, questi segni sono messi in rapporto con altre opere che sono praticamente delle sculture che stanno a muro e che sono anch'esse rappresentate da dei segni. E sono fatti in questo modo. È un'operazione molto difficile per un ragazzino speciale come i nostri costruire e fare un mosaico. E per cui lo facciamo con un metodo indiretto. Prima il ragazzo applica le tessere su carta con della colla fatta di farina, in un secondo momento chiaramente su un suo disegno, in un secondo momento questa opera che viene praticamente fatta al contrario viene applicata dagli operatori, continua a fare la pittura che ha imparato a fare a scuola e il mosaico. E quello che è sorprendente è la dimensione dei lavori. Perché i nostri ragazzi di solito hanno problemi spazio-temporali, per cui lavorare su queste dimensioni qua è una cosa che diventa importante, insomma, e superano quelle che sono le loro difficoltà e soprattutto la paura di sbagliare, di affrontare il lavoro e quindi poi questa insicurezza e questa capacità. Che questa insicurezza che si perde, la capacità che apprendono, poi la applicano anche nelle altre cose della vita. Di fronte a questi grandi lavori, abbiamo scelto C'è alcuni dei un'altra lavori lavori che che fa, perché lei lavora ogni giorno, fa tantissime opere, con una coerenza. Abbiamo preso dei lavori piccoli, così messi in successione. C'è una coerenza che poi diventa, a parte la grande capacità e sensibilità coloristica che ha, c'è una ricerca di sé, così l'ha definita una neuropsichiatra con cui ho parlato. Cerca sempre un centro per cui parte da fuori e piano piano entra scavando dentro di sé e attraverso le opere in qualche modo si cerca. Questa è un'opera didattica che io utilizzo soprattutto quando parlo con i ragazzi o con le scolaresche che vengono a vedere la mostra. E mi serve per far vedere anche come si costruisce un lavoro, per cui dal disegno fino alla prima stesura di materia e poi via via le velature. Poi interrogo i ragazzini cosa vedi, che cosa rappresenta questa cosa e loro chiaramente capiscono subito che c'è una massa di persone e poi andiamo a parlare e vediamo che cosa vuol dire questa. Molte volte mi dicono, non so, sono gli spettatori di una partita, una manifestazione, cioè un agglomerato di persone. Ecco, a me interessava mettere l'accento sulla perdita dell'individualità e quindi sulla massa che diventa facilmente manovrabile, dove è indistinta l'individualità, cosa che bisogna ricercare. Per cui diventa interessante con i ragazzi parlare di questa cosa. Man mano, poi si vede, sono altri lavori che ho fatto su questo tema, si vede che piano piano la massa è sempre più indistinta e diventa quasi opera astratta, si distingue ancora finché arriviamo all'opera che sta dietro qui, dove proprio c'è ancora leggibile senso della persona, della massa, però la materia supera e diventa quasi monocromatico dove le persone, insomma, sono indistinte e si perde proprio quella che era l'individualità del soggetto.
Questa è la stanza che ospita i ragazzi del laboratorio del centro Girasole dell'ANFAS di Mestre. E lavori che ho fatto in un laboratorio di E pittura quindi con loro, arricchiva anche il centro di questo plusvalore, di questa capacità sia di fare il mosaico che di fare la pittura. Allora andiamo a vedere un attimo. Si vedono i lavori che sono spontanei, immediati, colorati e i ragazzi, e anche qui la dimensione del lavoro. Se si pensa che sono ragazzi che non hanno mai dipinto, praticamente se non su fogli come dipingono tutti i bambini, siamo arrivati là e abbiamo preparato, appesi al muro, questi fogli preparati in modo che non vengano sfondati dal loro impeto. E sono venute fuori queste cose che mi sembrano notevoli, perché tutti i ragazzi hanno qualcosa da dire, qualcosa da mostrare, da proporre, da fare, sono proprio bravi tutti quanti. E si vede benissimo dalle tecniche usate che sono dei ragazzi diversi, sia come modo di fare, c'è questo che è molto spaziale, per esempio, che appoggia il colore, e ripete sempre questo quadro, fermandosi così, mette i colori. Questo qui ricorda un po' Basquiat, che c'è questo impeto, voleva fare fumetti questo ragazzo, e via via altri. E ecco, contrapposti a questi lavori dei ragazzi, ho creato una stanza dove ho messo i miei lavori di un periodo che io ho chiamato appunti di viaggio. Sono proprio la ricerca, l'approfondimento di un motivo, di un cambiamento. Ne ho fatto una selezione e ho creato una parete. Quindi si vede contrapposto quello che è il lavoro del pittore che cerca, che prova, che ci mette la testa, mentre c'è vicino l'impeto di questi ragazzi che ha scritto i suoi pensieri giù, Alessandro. E qui abbiamo invece una prova del suo lavoro di pittura, di disegno. Si vede l'immediatezza, questa sindrome particolare che porta a far subito le cose, cioè lui deve raggiungere le cose subito, non è che può perdere tempo, pensare. È proprio una spontaneità, infatti i lavori si notano che sono notevoli, anche questi acquerelli qua, dove lui fa dei colori improbabili, che però alla fine ha ragione lui quando li fa, insomma, a volte mescola tanti di quei colori Che che belle dice. come E sfumature. questo rappresenta lui, no? Con la sua sindrome, il suo pancione, tutte le cose che mangia. Anche qui abbiamo un lavoro di un ragazzino down dell'ANFAS che io ho messo e ho accostato ai miei. Sono 6 fogli, più il suo 7. E questo ragazzo mi ha colpito particolarmente perché mi chiedeva sempre, durante i mesi in cui ho fatto il laboratorio, di dipingere il cielo. E vabbè, dipingiamo sto cielo, gli davo sto azzurro e lui creava sti cieli così, no, azzurri. E poi ho scoperto che praticamente era morta la mamma da un po' di tempo, gli avevano detto che era andata in cielo, per cui lui per questo continuava a dipingere il cielo, non aveva altro tema che quello. L'ho accostato a questi miei lavori, che non hanno molto tempo, sono di quest'anno, sono lavori in cui scrivo e cancello la parola. Proprio per questa ridondanza di parole, di discorsi che sentiamo, e quindi ho voluto, mi sono ascoltato un attimo e volevo fare qualcosa di nuovo, ho detto che cosa posso rappresentare. Ho proprio voluto mettere su carta, perché sono su carta anche questi, il mio disagio del momento di ascoltare parole vuote, di non capire più, di non riuscire a seguire, di non riuscire più a leggere o ad ascoltare le persone che promettono delle cose che poi non mantengono. Il titolo di questi 6 fogli è stato Non impariamo mai, proprio pensando al disastro nucleare e poi a tutte le cose che noi continuamente ripetiamo, facciamo e sbagliamo, senza capire, e vogliamo ripetere ancora, senza capire che quando non dominiamo le cose sarebbe giusto anche ripensare, magari fare un passo indietro e rivedere le cose se vanno fatte in un altro modo. Quindi è un
così. Qui abbiamo il simbolo della mostra, un segno di quello che è, e là c'è il mondo di carta, questo, proprio per sottolineare la fragilità del nostro mondo. In questo momento mi sembrava giusto dire attenzione, perché qua andiamo estinguendoci, se non ci fermiamo un attimo e cominciamo a ripensarci. E anche qua queste ultime tre opere sono quelle che io utilizzo per far parlare i ragazzi quando vengono a fare la visita alla mostra. E allora parliamo un po' di questo mondo fragile. Gli parlo del funambolo Philippe Petit, il francese, e quindi gli racconto di quando una mattina i newyorkesi l'hanno visto a 400 metri d'altezza, che attraversava le Torri Gemelle, performance che ha fatto a sorpresa, poi addirittura è stato arrestato. E quindi gli mostro questi ultimi due quadri, dove uno è sempre il solito funambolo che si perde nel cielo a 400 metri, perché una frase che Petit dice è: ecco il viaggio da fare, alzati quando il filo si mischia la carta del cielo. Si pensi a queste persone che vedono questo piccolo uomo a 400 metri che cammina sul filo e fa delle figure anche estetiche. Vicino a lui c'è l'uomo che raggiunge il traguardo, che rappresenta il maratoneta. Allora, con i ragazzi discutiamo su questa cosa. Oggi c'è molta superficialità e i giovani pensano che facilmente si raggiungono dei traguardi. Si riesce a fare delle cose, sognano perché il mondo si presenta così e gli dice: guardate, potete fare facilmente questa o quest'altra cosa. In realtà, attraverso questi due quadri, ragionando insieme, si capisce che per fare delle cose e raggiungere dei traguardi non è che ti improvvisi oggi per domani, ma bisogna crederci e provare a prepararsi anche come per fare 40 km, non ti improvvisi maratoneta. Così non puoi salire su una corda in alto e camminarci sopra. Ci vuole un duro lavoro per raggiungere qualsiasi cosa. E così finisce la mostra.